Chiamiamo in processo a carico di Berlusconi Silvio. Assente l'imputato, dichiariamo la contumacia. Sì, Presidente, scusi, volevo, con il consenso del Tribunale delle Parti, depositare una missiva del Presidente Berlusconi, nella quale il Presidente, nel manifestare la sua, diciamo, intenzione di partecipare alle udienze, con riferimento a questa specifica udienza, fa presente di non essere potuto venire per ragioni istituzionali, consentendo però espressamente che si proceda in sua assenza. Per la registrazione ha preso la parola l'avvocato Perroni, sostituto processuale dei difensori di fiducia, avvocato Ghedini e avvocato Longo, la cui nomina sostituto processuale è già stata depositata. Sì, anche su questo, mi scusi Presidente, vi faccio perdere altri 30 secondi, c'ho una missiva degli avvocati Ghedini e Longo che anche loro fanno presente di non poter partecipare a questa udienza in ragione di impegni parlamentari, consentendo però anche loro espressamente che si proceda in loro assenza e nominandomi nuovamente sostituto processuale in relazione a questa udienza. Grazie. Sì. Vengono acquisiti agli atti la dichiarazione in data 5 aprile 2011 e in data 4 aprile 2011, citate dal sostituto processuale. Per le persone offese, la dottoressa Iafrate. È presente il suo difensore, avvocato Luca Gentili del Foro di Perugia. Assente la dottoressa Iafrate. La dottoressa Iafrate risulterebbe assistita anche dall'avvocato Terranova. L'avvocato Terranova è in una delega da me espressamente fatta al collega per estrarre copia delle liste testimoniali depositate dalle parti. Quindi l'unico difensore della dottoressa Iafrate è lei, avvocato Gentili. Sì, certamente. Per il dottor Ostuni, assenti il dottor Ostuni, il dottor Morelli. Assente. Elmarug Karima. Assente la persona offesa. Non presente. È presente Karima Elmarug, sono presente io, avvocato Paola Boccardi. Per il Ministero dell'Interno non è presente nessuno. Buongiorno Presidente, sono l'avvocato Gambirasio e intenderei costituirmi parte civile in questo procedimento per l'associazione Arcidonna. È presente in questo momento il Presidente Valeria Aiovalasit, io ho l'atto di costituzione con tutta la documentazione che ritengo possa sostenere questa associazione a costituirsi in giudizio in quanto titolare di un diritto soggettivo che è derivato dal comportamento contestato al capo B di imputazione di lesione dello scopo sociale dell'associazione, che è quella di difesa dei diritti delle donne. Io chiedo come intenda procedere su questo punto. Io depositerei comunque la Costituzione con tutta la documentazione che attesta l'attività svolta in oltre 25 anni da questa associazione Arcidonna Onlus. Allora, viene depositato atto. È presente personalmente la Presidente Valeria Aiovalasit. Di costituzione parte civile. Ha delle copie per le parti presenti, avvocato? Le parti hanno già avuto copia? No. No. È un'udienza di mero smistamento. Le parti potranno interloquire alla prossima udienza sulla costituzione di parte civile.
i difensori dell'imputato hanno depositato in cancelleria l'elenco delle udienze che li vede già impegnati in altri processi a carico dell'imputato. In relazione all'elenco depositato, una delle prime udienze utili in cui potrebbero essere trattate le questioni preliminari di questo processo avrebbe potuto essere l'udienza del 18 aprile, ma i difensori hanno rappresentato le loro difficoltà a trattare già le questioni preliminari a quella data, avendo forse un altro processo ancora, quello sui diritti, da svolgere a quell'udienza. Quindi, secondo questo calendario molto fitto, obiettivamente, la prima udienza utile per questo processo avrebbe potuto essere il 6 di giugno. 6 di giugno sembrava invece al Tribunale un po' troppo avanti e quindi sembrava di capire che ci fosse una disponibilità a trattarlo il 31 di maggio. Conferma, Avvocato Peroni, questa è così, Presidente. Quindi conferma che per il 31 di maggio sia i difensori che l'imputato non avrebbero alcuna difficoltà a tenere l'udienza quel giorno per le questioni preliminari. Confermo, Presidente. Quest'udienza può convenire anche alle altre parti? Sì, Presidente. Il processo viene rinviato all'udienza del 31 di maggio alle ore 9.30. Sarà un'udienza dedicata a questo processo in cui verranno trattate tutte le questioni preliminari. L'udienza è tolta. Grazie. Grazie, Presidente.